Forti e 5T. Ladies and gentlemen, in diretta. Ladies and gentlemen, in diretta, ragazzi. Si è aperto il tempo. Ti ha capottato io! Ladies and gentlemen, in diretta dagli studi di RBE, i ragazzi di radio. Dai, non ha cominciato. Comunque, i ragazzi di Radio Olimpia. Le 17:17 minuti, buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Bequit, io sono Ale e in regia oggi abbiamo Rocco. Buongiorno Rocco. Allo? Buon pomeriggio, siamo soli, soletti, perché i nostri tre protagonisti, diciamo, della settimana sono a fare i fatti loro, giusto Rocchi? Così sembrerebbe. Sono allora, odiosi. Praticamente settimana movimentata che è iniziata con un'operazione delicata del regista DJ Nicola, che è andata bene per fortuna, ci starà ascoltando, credo, spero, sul divano coricato a pancia in giù. Poi Patrick si è diplomato ieri. Bravo Toz. Un applauso a Patrick perché si è diplomato. Voi direte, come si è diplomato solo adesso? Sì, perché ha fatto le scuole serali ed è stato premiato in comune a Pinerolo. È stata una bella cerimonia, c'erano un bel po' di politici, un po' di assessori comunali, regionali, provinciali. Hanno parlato un'ora e mezza, è stata un po' pesante come discussione, però bella, bella, bella roba. Ho sentito un po' di belle cose. Comunque, invece, poi la cosa più bella, più importante, il nostro Peiro, cioè quello di Appuntamento con la Storia, si è laureato. Sì, allora, bravo Peiro, sì, bravo. Un applauso anche al Peiro con 105 su quant'è? 110 lode. 110, sì. Quindi buono, complimenti, congratulazioni al Peiro che si è laureato e quindi lo possiamo chiamare dottore. Dottore. Comunque, questi tre protagonisti si sono montati a testa, oggi non ci sono, scherzi a parte, per vari motivi non ci sono, li salutiamo, chissà che ci stiano ascoltando, non lo so. Siamo solo io e Rocco, però siamo anche in compagnia di un'amica che si chiama Marica, che ama Vasco come me, e di un mio amico carissimo che mi supporta, anzi mi sopporta, Andrea. Ciao Andre. Ciao Pier. Sì, non vuole parlare, ha detto, però dai, dici qualcosa, no, Andre. No, niente. Raccontaci della tua esperienza lavorativa. Sono Andrea, ho 22 anni, non bevo da ieri. Allora un applauso, bravo Andrea, che bravo, non beve Andrea. Da ieri. Bravo, grazie, bravo Andrea. No, grazie di aver condiviso con noi. Lui è un tifoso doriano, tifa Samp. Non è vero. Non è vero? No. Allora non sei quello che mi hanno... cioè sei l'ospite sbagliato oggi. Sì. Sta parlando, esatto, un sacco comunque, la prova è... No, come avrete potuto intendere, più, anzi sentire, nella puntata precedente era una replica di prima di Natale, quindi non è Natale. Se togli sto telefono sta facendo interferenza, stai facendo solo casini, Andrea, da quando sei arrivato. Ah, forse è il mio, aspetta. Allora, aspetta, 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 su Facebook, aspetta. Eh? Eccolo, no, non fa più nulla. No, ma perché lo butti per terra? Poi ti lamenti che non funziona. Funziona, soldi, funziona meglio così. Comunque, iniziano ad arrivare i primi saluti. Che hai fatto? Ah. Cioè tu mi scrivi da a fianco a me, scrivi su WhatsApp. Allora, un saluto da Tonza e Angi. Ciao Tony, ci sta ascoltando. Due Tony ci stanno ascoltando, eh. Quindi è già un record. Ciao Tony. Leggi qualcosa, Andre, dai, almeno qualcosa. E ci saluta anche Angi, che è sul divano, penso, non molto in forma. Riprenditi, la salutiamo. E poi salutiamo già, perché sennò si arrabbia, la salutiamo adesso, la risalutiamo dopo. Salutiamo Alessia, giusto? Azzario, grande! Facciamo... sì, prepararci qualche caffè al bar, Alessia, mi raccomando, ti aspettiamo dopo.
dopo. Ci vediamo dopo, sì, per, sì, l'aperitivo. No, ciao Alessia. Alle 6 si fa aperitivo, lo sai anche tu. Salutiamo anche Alessia, no? Abbiamo già fatto anche un po' di festa ieri sera. Comunque, arriva anche un SMS, attenzione. Ciao ragazzi, anche pochi ma buoni. Assolutamente sì. Assolutamente, ma più o meno, sì, dai. Quindi, come avrete intuito, non abbiamo veramente nulla da dire, Rocco. Cioè, oggi guarda, uno forse non oggi, ci crede. Oggi argomento così, oggi facciamo un po' di gossip magari. Gossip girl? No, uno non ci crede, ma oggi davvero non abbiamo portato nulla, non abbiamo... Non ci siamo studiati niente. Niente, è proprio una anche perché così. Ieri sera è stata una serata movimentata, quindi... Sì, 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 siamo andati in un locale a fare un po' di feste così, per il diploma di Patrick. E certo. E niente, poi... È stata una serata saluto bene. Saluto un pagliaccio, Pie. Saluto anche... sta parlando, si è sbilanciato. Se vuoi chiudergli il microfono prima che esca qualcosa. No, no, facciamolo pure parlare. No, scherzi a parte. Ringrazio Ruggi che mi ha riportato a casa, mi ha dato un passaggio, è andato piano per fortuna questa volta qua. No, è andato piano, ho viaggiato tranquillo e comodo. Quindi ciao Rulle se ci stai ascoltando. Comunque, come avrete intuito, quindi ripeto, siamo senza argomenti, potete dirceli voi. Quindi Andre, se vuoi lasciare il numero, se hanno qualcosa da chiedere, qualsiasi cosa, anche un brano musicale. Poi Rocco, vediamo se avrà il piacere di metterlo. Ma vediamo. Comunque il numero è 339-6300-192. Potete scriverci anche su WhatsApp, perché noi leggiamo i vostri messaggini. Anzi, ce ne sono già arrivati due. Anzi, ne arriva... ci scrive Poppo. Ciao Poppo. Sta lavorando il ragazzo? Non lo so. Non mi ricordo cosa fa. Vabbè, ciao Poppo. Perché lavora? Sì, passa il tempo, schiaccia due tasti e via così. Come te, d'altronde, caro Andrea. Non schiaccia nessun tasto. No? E cosa fai te? Come funziona il tuo lavoro? Raccontaci. Fare niente tutto il giorno, per 6 ore. Beh, detta così. È vero. E vieni retribuito anche? Certo. Ah, vabbè, dai, una buona cosa. Rocco, tra l'altro, ieri ha fatto un video dopo la consegna del diploma di... Una bellissima intervista esclusiva. Un'intervista che non hai ancora messo, però, vero? No, anche perché è un po' troppo polemica. Siccome siamo in tempi di, come si suol dire, di campagne elettorali, forse è meglio non caricare il video. Però qualche altro video c'è, potete andarlo a vedere sulla pagina Facebook Radio Olimpia. Siamo senza parole oggi, e allora quale migliore occasione per mandare questo brano, vero caro il mio amico Rocco? Sempre che tu sia pronto. Può essere, sì, adesso vediamo, dai. Adesso vediamo, sembra già Nicola, mi manca Nicola. Mi manca, per un po' DJ Nicola, il regista, non lo vedremo perché è stato operato, quindi si deve riposare. Quindi Nico, ti aspettiamo, riprenditi. E aspettiamo anche gli altri due elementi, perché chissà che fine hanno fatto. Io non ho capito se giocano, se non giocano, chi lavora. Non... Siamo senza parole, però. Non capisco niente. Vasco Rossi su Radio Bequi. Che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare. E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore. Non ho più pensato a tutte queste cose. Yeah.
impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose. Vasco Rossi, senza parole, le 17:27 su Radio Bequit, rigorosamente in diretta ai ragazzi di Radio Olimpia. La formazione oggi è ridotta, siamo solo in due, infatti. No, non è vero, perché c'è anche Andre che si sta facendo gli affari suoi col suo cellulare. Sì, esatto. Allora, Rocco, ho un po' di domande da porti, perché tu sei l'esperto. Attenzione. L'esperto di motori, no? E questa settimana c'è qualcosa, c'è Formula 1, c'è moto, cosa c'è? Sempre le moto, ma non ne sono sicuro. No, ci sono le moto, e se non sbaglio Valentino Rossi non ha fatto granché bene. Infatti si stanno già domandando se è stato solo un caso quella gara. Ma io, guarda, ti dico la mia impressione. L'anno scorso Valentino ha fatto molto bene nella prima gara, come quest'anno. Sì. Ovvero aveva fatto un rimontone assurdo e tutti hanno detto è tornato Valentino. Ma alla fine, poi, quando alla seconda gara iniziava già a dare segni di cedimento, e poi via via nel tempo è andato scemando un Ma po'. Secondo te perché ha avuto questo calo? Dipende, da cosa può dipendere? Secondo me è un po' che è avanti con l'età rispetto agli altri. Ah, ma Marquez c'avrà 18 anni. Sì, hanno voglia di vincere. Però quando è così, cosa converrebbe fare? Mollare, darsi alla Formula 1? No, Formula 1 no. Secondo me mollare. I rally, dici te? Tu segui molto i rally. Chi è che comanda adesso nei rally? Io non seguo. Cioè, che macchine? La Citroen, più la Subaru? Chi è Subaru quasi mai niente. No, non ha mai fatto. Di roba italiana c'è qualcosa ancora nei rally o no? No, mi sembra di no. Tipo punto, no, queste macchine, no, non c'è più nulla. Ma ci sono i rally o no? A sto punto? Sì, il WRC. Certo, Andre, dai, tu segui, non fare il timido. Ma c'era Loeb che era fortissimo, Sebastian Loeb. Cosa aveva? La Citroen? Ha smesso pure lui? Non lo so, sai. Aveva Non seguo i rally, ti dico la verità. A me piacciono molto, ma non saprei neanche dove seguirli. Una volta c'era Sport Italia che dava qualcosa. Adesso sì, c'è un commentatore che ha giovato. Ha giovato dal fallimento di Sport Italia. Sì, che è quello che ha commentato il classico. Il classico fra Real Madrid e Barça. È la pulga. È proprio lui. C'è Patrick che lo fa benissimo anche quando giochiamo a FIFA. È spettacolare. Tra l'altro, ieri si è preso 2 o 3 pere a FIFA. Patrick, io ho usato il Porto, lui il Benfica. Anche Rocco ha perso 4-3 col suo Napoli. Ah, poi ho vinto. Sì, vabbè, 1-0, no, dai. Su, dobbiamo fare la bella comunque. Sì, dobbiamo fare. Dopo la si fa. A proposito, tu a FIFA, attenzione, prendi sempre il Verona e la Sverona. E quindi? Acerrimi nemici dei tifosi del Toro. Vabbè, ma io... E tu invece ti sei schierato coi Butei. No, non è come sembra, nel senso che mi piace fare queste imprese con le squadre provinciali, ecco, diciamo così. Anche se il Verona quest'anno ha poco di provinciale, visto che sta facendo un campionato sopra le righe.
come anche il Parma, il Torino, l'Atalanta, insomma, chi andrà in Europa League, Rocco, secondo te chi? Boh, non ho idea. No, diciamo... secondo me Inter, ci saranno l'Inter, la Fiorentina, perché secondo me i tre posti sono per la Champions sono ormai iscritti. Quindi Juve, Roma e Napoli. Quindi il Napoli arriva terzo. Sì, sicuramente. Sì. Diciamo che non merita neanche forse il secondo posto. No, per niente. Non vince la Coppa Italia, male. Male, molto male. Vabbè. Ah, a proposito, ce l'avevamo scordati perché è successo quasi una settimana fa. L'aggressione del presidente De Laurentiis a un tifoso del Napoli. Ah, beh, così l'ho visto. E il tifoso addirittura voleva sporgere denuncia. Sì, diciamo che... perché comunque è stato in ospedale. No, sì, comunque si è appeso pare al collo, non ho ben capito. Cioè praticamente De Laurentiis era già salito sul suo pulmino con 7-8 uomini della scorta, se non ho visto male. Poi sto qua gli ho urlato: non vogliamo vincere solo contro la Juve. De Laurentiis incazzato nero dopo la partita con il Parma, dove il Napoli ha perso, chiaramente... ha dato di testa, è andato da questo tifoso. Adesso pare lo abbia invitato per la partita di domenica. Sì, però lui ha detto che comunque non andrà. Anche perché se non sbaglio, diciamo, non gli ha nemmeno chiesto scusa. Infatti hanno provato a intervistarlo, lui ha fatto finta di nulla, quindi boh. E il tifoso lì comunque ha detto: io non mi farò comprare dei soldi o comunque queste cose qua. Sì, diciamo che il tifoso comunque non è stato aggressivo. No, assolutamente, gli ha fatto una domanda, solo che... magari aveva già qualche... Sì, l'altro era... De Laurentiis ha detto: io quando ci sono le partite del Napoli sono un tifoso, però comunque non va bene perché sei un presidente, sei anche ad un certo livello, quindi dovresti... Immagini a fare la stessa scena Spinelli. Spinelli, il presidente Livorno, ricordiamolo, ha sempre quella giacca gialla. Non è anche una giacca, è un keyway tipo impermeabile, quelli lunghi, giacca gialla. Sì. Pare che gli porti fortuna, ma non è che che Livorno vada a gonfie vele. Comunque, vedremo, la corsa salvezza è molto intensa, anche se ormai una squadra, secondo me, è spacciatissima, anzi due forse, no? Catania e Sassuolo. Catania proprio giù. Il Toro poi gli ha dato l'ultima scoppola decisiva. Si faranno un anno di purgatorio, tanto sicuramente... come ha fatto la Samp, come ha fatto il Palermo. Il Palermo che in Serie B ormai l'ha già vinto il campionato. Super capolista, quindi tornerà dopo un solo anno di Serie B in Serie A. E quindi una siciliana che torna su e sicuramente una che scende. Comunque magari un anno gli fa bene, no? Forse. Altre squadre che lottano sono il Bologna, il Chievo Verona, anche il Cagliari, che non è che vada molto bene. Cagliari sempre con i problemi dello stadio. Accesso ai tifosi sarà di 2000 persone, forse non di 5000 più. 5000 forse, sì. E niente, quindi si vedrà. Anche perché diciamo che il presidente aveva altre intenzioni quest'anno comunque. Quando voleva acquisire il Leeds. Sì, però i tifosi, se non sbaglio, si erano rivoltati contro questa cosa qua. Cioè non volevano Cellino presidente. No, anche perché ha fatto fuori tutta la dirigenza. Cioè, così, facilmente. È arrivato, voleva imporsi e alla fine non ce l'ha fatta. Anche perché poi la trattativa non è andata a buon fine. Perché non so, è indagato per qualcosa. In Inghilterra non le perdonano queste cose. Sì, infatti... Cellino effettivamente ha più di qualche magagna, come dire, diciamo così, burocratica da affrontare. Comunque ci scrivono su WhatsApp: bravi ragazzi, una volta abbiamo fatto una partita io e Ale, che sarei io. Lui aveva il Novara e io il Barça. Ho perso 3-1. Questo è Giovanni, mio cugino, lo saluto. Sì, Giovanni, te l'ho sempre date. Io sempre con queste squadre provinciali le prendeva sempre. Allenati, perché a giugno molto probabilmente verrò a darti il resto. Tra l'altro alle 6 c'è Sassuolo-Cagliari. Davvero? Big match. Un big match esagerato, scontro salvezza. Il tuo pronostico? Il mio pronostico è che vince il Sassuolo. Sì? Però secondo me comunque non si salverà. Anche se amo Di Francesco, il suo allenatore, perché lui è uno molto
spregiudicato, gioca d'attacco. Zemagnano. Bravo, mi piace molto Di Francesco. E secondo me il Sassuolo ha sbagliato a mandarlo via. Forse sì, anche perché Malesani quante partite? Sette. Mi sembra che ha perso 5 partite di fila, se non erro. Ha perso tutte, non ne ha neanche pareggiato una. E poi tra l'altro il Sassuolo ha... Ma che è mollo! Il Sassuolo non ha... non mi ricordo, porca miseria, ho letto il messaggio, non mi ricordo più. No, stavo dicendo che il Sassuolo a gennaio ha fatto una campagna acquisti esagerata, nel senso che ha comprato forse 10-11 giocatori rivoluzionando l'intera rosa. Secondo me questo non fa mai bene, perché ci sono certi equilibri. E poi sono arrivati dei giocatori comunque buoni. No, buoni tecnicamente. Lo stesso Cannavaro comunque per una squadra bassa classifica, Floccari che comunque ha sempre fatto bene. Poi c'era quest'altro pare fenomeno, Berardi, no? Questo giocatore qui che comunque a me non è mai piaciuto. È stato forse solo un caso così. Un fuoco di paglia. Sì, perché poi non è che ha fatto granché, anzi si è reso protagonista anche di brutti episodi. Esatto. Tipo è stato 30 secondi in campo per dare una gomitata a uno, esatto, e l'hanno espulso. Esatto. E quindi forse si era già montato un po' la testa. Un altro che a me piace molto, però non trova molto spazio, non so come mai, forse anche lui ha una testa un po' calda, è Zaza. Ah. Che è un bel attaccante. Da che, se Policoro sbaglio, con furore. Bravo, è lucano lui, sì. E tra l'altro sono tutti giocatori della Juventus, se non sbaglio. Vero, o con proprietà, o sono, insomma, sono anche lì. Anche Gabbiadini, che a me piace un sacco. Sì, è un buon giocatore anche quello. Manolo! Gabbiadini. No, Zaza, pensa, era stato capocannoniere nell'Ascoli in Serie B, ma questo non era bastato all'Ascoli perché erano retrocessi comunque. Ah, è vero, sì. Stessa cosa accadde un po' di anni fa, quando il Piacenza era in Serie A, un certo Dario Hübner era a fine stagione, fu il capocannoniere della Serie A con Trezeguet. Però comunque il Piacenza andrò in Serie B lo stesso. Dario Hübner, un idolo ormai dei social network. Sì. Come Moscardelli. Però in ogni caso il miglior attaccante di tutti i tempi rimane il Re Leone Sossiaruta. Cioè, ti ricordi il Cervia? Il Cervia aveva giocato tra l'altro contro Hübner anche il Cervia. Ah, non so sì, perché forse Hübner militava in qualche squadra così di Serie D. Cos'era? In Serie D il Cervia? No, aspetta allora. Perché se ti ricordi hanno fatto due stagioni. Esatto, infatti. Però la seconda fu fallimentare. Infatti, se non sbaglio, arrivarono a metà stagione e il programma poi fu cancellato. Sì, però non sono sicuro. Chiediamolo agli ascoltatori. Se io adesso non mi ricordo se avevano fatto la stagione la prima in Serie D e poi erano saliti in Serie C, o se erano saliti in Serie D dall'eccellenza. Non lo so, non mi ricordo. Comunque il primo anno hanno vinto il campionato con Ciccio Graziani, che c'erano i suoi fuori onda, erano qualcosa di... cioè fuori onda, mi ricordo c'era il programma all'epoca, Mai Dire Gol, che faceva vedere le sfuriate di Ciccio Graziani. Anche contro il giornalista De Zan. E le sfuriate di Ciccio a fine primo tempo erano... cioè io comunque mi alzavo apposta la domenica mattina presto per guardarmi la partita del Cervia, perché comunque era il primo reality sul mondo dello sport. Era qualcosa di diverso. Non so se ti ricordi che gli avevano dato il tapiro e lo giravano, lo mettevano sulla panchina. Perché dice anche portava fortuna. Comunque scriveteci un po' se vi ricordate del reality. Come si chiamava? Campioni, se non sbaglio. Lo conduceva Ilaria D'Amico, tra l'altro. Ah sì? Sì, Ilaria D'Amico, gli esordi. E tra l'altro, sempre parlando di De Laurentiis, gli ha fatto una battutaccia. È vero. Alla D'Amico. La partita Buffon. Precedente, quando... contro la Juventus, se non sbaglio. Allora, intanto Giovanni ha riscritto di nuovo che con Patrick aveva fatto 5 pari. Attenzione. E che per il Potenza invece è salito in Serie D. Quindi il Potenza, altra società lucana che era attraversato momenti brutti, perché era in Lega Pro. Non andava neanche malissimo. Piccolo problema: il presidente, i giocatori, insomma tutti quanti si vendevano le partite. E quindi la squadra è stata giustamente degradata e quasi radiata, credo. Perché poi sono ripartiti dall'eccellenza. Solo quest'anno sono saliti, quindi speriamo facciano meglio, non facciano più di queste cose.
Quindi niente, ci ha scritto Giovanni, ci ha scritto anche Nicola, che comunque l'ascolto, ci ha scritto da Pino. Saluti da Pino, perché lui sa che imita sempre Pino Daniele. Pino Daniele, io non lo so fare, io non lo so fare. Eh no, Nico lo fa meglio. Sì, assolutamente. Lo fa meglio, lo fa meglio. Comunque, vabbè, dai, alla fine abbiamo già di nuovo parlato di calcio, visto? Bel problema questo. Avremo un sacco di ascoltatrici, secondo me. No, comunque, io voglio sapere questa cosa qua. Se vi ricordate il reality campioni e il Cervia, scrivetecelo al 339-6300-192. Potete farlo anche su WhatsApp, cari. Adesso ritorna un po' di musica, sempre che il regista sia pronto, perché lui è molto distratto. Torniamo agli anni Ottanta. Impegnato a pomiciare. Ma chi è che è distratto? A pomiciare. Un salto nel passato, signori. Sono le 17. Buonanotte, ciao. No, sono le 17.40. Che ore sono, ragazzi? 17.40. Dobbiamo mettere un orologio qua sopra, bello grosso. Comunque, 17.40 su Radio Bequit. Ritrovati su Radio Bequit, le 17.45 minuti, siamo sempre in diretta qui da Luserna San Giovanni, Rocco in regia, io in sala speaker, Andrea che scrive qualcosa, Marika che non so dov'è, cosa fa, cosa stai facendo? Ah, sta messaggiando con Alessia. Hai ragione, chissà quando... Andrea, guarda, preferisco non rispondere. Intanto ho fatto bordello con gli sms. Quando non c'è il Tron che si occupa lui degli sms, io faccio danni. Quindi provate a scrivermi al 339-6300-192, perché voglio capire se arrivano o non arrivano gli sms. Potete farlo anche su WhatsApp.
Sì, allora siamo qua. No, niente, ho mischiato i messaggi, Rocco. Un bel casino ho fatto. Comunque, provate. Non è colpa mia. Colpa mia, lo so. Non so cosa ho fatto, però provateci. Provateci. scriveteci. Anche perché io ho fatto questa domanda sul Cervia. Che non mi ricordo. Mi ricordo i giocatori. Tipo Moschino. Poi c'era quello che tirava bene. Giuffrida. Spagnoli. Poi c'era Rossi. Comunque erano. Alcuni erano proprio bravi. Io mi ricordo in particolare il portiere. Era proprio forte. Secondo me era da categorie superiori. Me lo ricordo. Capelli lunghi. Ah, poi c'era Bomber Di Matteo. Adesso io sto mischiando le due stagioni, secondo me. Ma sicuramente. E poi avevano tre giocatori. Alla fine avevano vinto il premio. Diciamo che era quello di andare a fare uno stage con tre squadre di Serie A. Una era il Milan. Guarda se mi avvicino così come funziona meglio. Fantastico. No, una era il Milan, una l'Inter e una la Juventus. Giusto? Sì. Mi sembra che si andrà solo di corda. No, c'era il fratello di un giocatore della Regina. Se non sbaglio, si chiamava Missiroli. Missiroli, sì, che ha vinto poi. Se non sbaglio, ha vinto lui poi. Uno dei tre che hanno vinto, secondo me, era lui. Comunque, poi l'unico, diciamo, che ha fatto un po' più di strada era Giuffrida, l'attaccante, che andò a giocare nella Serie B svizzera. Io non so che livello sia la Serie B svizzera, però. Non si è spaccato. Comunque il suo stipendio se lo prendeva. Sì, diciamo qualche soldino comunque alla fine l'ha visto. Cervia, che poi non so che fine abbia fatto. Anche lui penso sia comunque rimasto tipo in Serie D o queste categorie qua. Giuffrida? No, dico il Cervia come squadra. Non so poi dove sia rimasto, dove devo guardare. Comunque, ma la squadra, il Cervia è di Milano Marittima, vero? Il Cervia è... sì, dovrebbe essere Milano Marittima, insomma, da quelle parti lì. Non ho capito. Quello deve essere Milano Marittima. Almeno giocava, se non sbaglio, a Milano Marittima. Mi ricordo ancora, Stadio dei Pini. Aspetta. No, comunque, sì, effettivamente fu un reality, come dire, rivoluzionario, perché non ce n'erano mai ancora stati così... Cioè, oltre al Grande Fratello non c'erano stati altri reality. Altre scuote la testa. Te sei uno di quelli che lo guarda, sì, di la verità. Sì, tutti i giorni. 24 su 24 sul Medias sito. Premium. Pensate che Andrea addirittura si era fatto l'abbonamento. Sì. Solo per guardare quello. Cioè, proprio. Ma stai parlando di me? Sì, ci passavi i giorni, ti ricordi? Oh, Andrea, esci di casa. No, c'è il Grande Fratello. C'è il Jeff. Io devo dire la verità, l'unico reality che mi piaceva... L'Isola dei Famosi. No, sono sincero, mi piaceva molto l'Isola dei Famosi. Mi sembrava quello un po' più vero, non so come dirti. No, ma... Te oggi mi stai solo mandando a cagare, è possibile. Ah, ma posso dirlo? Certo, certo, avvocato, cagare, certo. Allora. No, a me piaceva l'Isola dei Famosi. Non so se... Poi non l'hanno più fatta, comunque, vabbè. C'era sempre l'avventura. A condurre adesso è solo per quello. No, vabbè. Il tuo preferito c'è è il canale YouTube Andrea Di Pre per il sociale. Guarda, quello è il chiaro esempio di ignoranza, di successo sfruttando le tragedie degli altri. Cioè, sì, più esatto. Che tragedie, non saprei neanche come definirli. I suoi ospiti, chiamiamoli così. Non ho idea. Comunque, aggiornamenti dall'Andrea per il sociale qua. Il Cervia è la principale squadra di calcio dell'omonima città sulla riviera romagnola, che milita nel girone di Emiliano Romagnolo di promozione. Ha militato nell'eccellenza. Comunque sì, vabbè, da quelle parti lì. S Cervia, sì. Ah, a proposito, ti ricordi il caso di quel giocatore che diceva di aver giocato con... Ma come si chiamava? Gullo. Io ho sentito la musichetta della Champions League, ma non era vero, l'avevano rovinato in diretta, mi ricordo, perché avevano chiamato, se non sbaglio, lui diceva di aver Basilea. Giocato nel Basilea, sì, esatto, bravo. Sì, avevano chiamato il Basilea chiedendo di Gullo. E questi puoi immaginare, ma chi è sto Gullo qua? Sì, sì. E infatti la sua maglia andava a ruba, cioè, perché comunque poi alla fine era diventato un po' l'idolo, no? dei ragazzini che lo guardavano. Gullo, ma pensa a te che... Io ho marcato Del Piero. Sì, è vero, diceva di aver marcato Del Piero, è vero. Effettivamente Gullo aveva il numero 18 forse, non so. Ma mi ricordo ancora bene quel reality, pazzesco. Era bello tutto sommato, perché comunque c'era Graziani che era uno spettacolo da vedere. Ci passavi la giornata. Sì, no, poi quei video della Jalapas erano incredibili, erano fantastici. Comunque, sì. Va bene. Serie D o eccellenza? Abbiamo letto qualcosa. Serie D. Invece, prima abbiamo letto, Andrea, se non sbaglio, c'era una notizia su Schumacher. Cosa c'era scritto? Che si era svegliato. Si è risvegliato. Sì. Ma è sicuro?
La fonte? Corriere della Sera, ho letto, forse no, no. Comunque, vabbè, non si sa, lì ormai girano tante di quelle. Ci stanno speculando un po' sopra. Sì, purtroppo sì, la cosa brutta è quella. Comunque, non sappiamo niente anche di certo. Anche perché hanno detto che doveva esserci tipo il trasferimento in un altro ospedale svizzero alla modica cifra di 12 milioni di euro. Alla faccia. Qualcosa del genere, sì sì. Comunque, niente, non se sapete qualcosa su Schumacher, se è uscita qualche notizia in tempo Corriere reale... Corriere del Mattino? Mm-hmm. Ah, vabbè. Vabbè, comunque, la fonte è questa. Fatecelo sapere se c'è qualche novità. Scriveteci al 339-6300-192. Che non c'è Pero che... Scriveteci al 339-6300-192. Chissà il Pero cosa sta combinando. Adesso lui è un dottore disoccupato, pensa. È un laureato, è uno dei tanti laureati disoccupati. Che culo. Sei sboccato un po', sei un po' maleducato. Un po' sboccato, un po' maleducato, sì. Si vede che non vieni mai te. Hai bisogno di una bella... Una bella regolata. Una bella sculacciata, te, come ai vecchi tempi. Perché questi vecchi tempi... No, vecchi tempi intesi come una volta tipo a scuola che ti bacchettavano da lontano. Zic, ah! E poi arrivai a casa e te davano anche altri, dicono sempre così, poi vabbè. Come erano bravi a scuola. Anzi, vorrei salutare le mie maestre, che non mi ascoltano però, non sanno neanche che sono qua. Erambino. E Luca, salutiamo Luca, tra l'altro sì, te ne racconto una. Ieri sera dopo nel post diploma del nostro amico Toz siamo all'ennesimo andati, aperitivo siamo andati a brindare in un locale di Pinerolo. Ho visto un ragazzo che credevo fosse Luca, il nostro ex compagno di scuola. E ho iniziato a urlare, ma come matto, Luca, oh, Lu. E io e Patrick dicevamo: ma guarda che non è lui. Sì sì, te lo alla dico fine, io, è lui. Era già cotto, non si è girato alla fine. Meno male che ha gridato per tutto il locale. Comunque salutiamo Luca. Salutiamo Luca di Cumiana, che magari prima o poi rincontreremo, andremo a trovare. No, io e te siamo andati a scuola assieme. Racconta qualche aneddoto, dai. Meglio di no. No, però saluto, no, scherzi a parte, colgo l'occasione per salutare quello che era allora, non so se ancora adesso il vicepreside della scuola. Marino? Lele. Sì, sì, sì. Ancora lui. No, tutti dentro, dai, grande Lele, lo saluto, dai. Era simpatico. Lele. Era simpatico però. Salutiamo Pagliaccio. Lele, salutiamo Lele Marino. Andrea. Questo qua oggi sta facendo solo danni. Non ha peli sulla lingua. Stai facendo solo danni, Andrea. Lo pensi anche te, solo che non ti... Ma non è vero, guarda che tu... Sì, ma sì. No, perché poi ti rendi conto dopo delle cazzate che uno si fa, che uno fa a scuola. Che uno si fa. Salutiamo ecco. Tutti quelli, i professori bravi e simpatici che abbiamo avuto, anche se non erano tanti. Io mi ricordo con piacere Curia, te lo ricordi? Non è quello che assomigliava a Rafa Benitez. No, era, no, no, lui era il professore di diritto. Marzi. E saluto anche lui, l'avvocato Marzi, se non sbaglio. Non mi ricordo, però assomigliava a Rafa Benitez. E una volta si era arrabbiato perché Luca gli aveva detto: prof, lei è Rafa Benitez. Sto prof era molto, molto serio, molto serio, diciamo. Si era arrabbiato: ma chi è sto Rafa Benitez qua? E Luca: l'allenatore del Liverpool. Sì, se io ero allenatore del Liverpool venivo a insegnare adesso Mari come voi. Era stato una sfuriata quasi simpatica. Comunque, salutiamo tutti quelli che ci hanno voluto bene, che sono pochi. Tra l'altro, questo professore di laboratorio di Tornio era lo zio di Ciccio Cozza, quel giocatore. Mio Dio! Era il giocatore della Regina, sì. Mitico Cozza, capitano numero 10. Vabbè, chissà dove è finito anche lui, non lo so. Pensione. In ma pensione, che... Ciccio Cozza dico, no? È in pensione con lo zio, vabbè. Curia. Vabbè, Andre, hai fatto un bel po' di danni oggi. Dovresti... Sì, direi. Non è ancora finita. Non è ancora... Vabbè, intanto è volata tra una cagata e l'altra, perché oggi abbiamo detto un sacco sboccato. Di... Vabbè. Vabbè, ma ci sta. Già. No, tra una cavolata e l'altra abbiamo fatto passare il tempo. Però io vorrei ancora mandare qualcosa. Avevamo fatto su una playlist di quanti brani rock? Boh, 8, 9, tanti, 10, tanti brani. Alla fine abbiamo passati due. Una vergogna. Adesso ci sta il poll qua. Domani, allora sì. Arriva. Allora annuncialo, presentalo, annuncialo. Fai tutto tu. Io me Paul ne vado. Paul Kalbrenn, detto anche PK, con Placcher, che è un gran pezzo secondo me. È uno dei nostri preferiti. Come vero? Dico sempre io, Mozart applaudirebbe a questo pezzo. Mamma mia, su questo possiamo anche... Dai, Paul Kalbrenn.
Vai di sfumino, Rocco, vai di sfumino, come si suol dire. Sono le 17:58 minuti, quasi 59, quindi siamo quasi in chiusura di trasmissione. Caro Andrea, innanzitutto sei un monello, quindi devi assumerti le responsabilità di quello che hai detto prima, che non vogliamo ridire. Meglio evitare. Comunque, dai. Sicuro. No, scherzi a parte. Tra l'altro, ho saputo che non vanno più al sabato a scuola loro. Pensa che roba, lo sapevi questo? Però le brioche del bar erano veramente buone, quelle focacce, mamma mia. Aspetta. Che bello. Vabbè, dobbiamo andare. Siamo quasi in chiusura, ci sono arrivati ancora due sms. Uno è: ciao ragazzi, innanzitutto auguri al dottor Pero, un saluto da Mary e la mummia di Nico. Io me lo vedo Nico. Gli ho regalato dei pantaloni della tuta di calcio. Se li mette giorno e notte, non se li toglie da un mese e mezzo. Non vorrei essere in quei pantaloni. Il regalo non poteva essere più utile. Me lo vedo Nico sul divano. Più che altro non vorrei essere le sue mutande a questo punto. Soprattutto, me lo vedo Nico, sti pantaloni. Mamma mia, ormai con le macchiazze di sugo. Mamma mia, Nico. Fantastico Nicola, anche perché sta lavando piatti e pentole in continuazione, come non ha mai lavato in vita sua, perché la donna giustamente l'ha messo sotto. Brava Mary, mi raccomando. Allora, poi ci hanno ancora scritto, sempre su WhatsApp, questa volta un saluto da Papa Francesco, ormai il nostro ascoltatore assiduo. Cosa ridi te? Non sbattere che si sente tutto. Siamo in chiusura, Rocco, due domandine finali, sempre di calcio si parla, ma d'altronde trasmissione sportiva, se non vuoi parlare di calcio cosa vuoi fare? Quello è. No, sono usciti i sorteggi Champions e i sorteggi Europa League. La Juventus è andata molto male secondo me, perché ha trovato il Benfica, che è molto molto forte, e quindi non lo so, chissà che cosa farà. Sarà sua. Sarà bella. Oscar Cardozo. Ma più che altro in Champions League sono usciti... le semifinali, giusto Rocco? Sì, ma non le so, quindi le devi dire tu. No, allora, le semifinali sono Chelsea... porca miseria, mi sono dimenticato. No, l'anno scorso... No, scherzi a parte. No, giovedì che siamo andati alla laurea del nostro amico Accoppiamenti Champions. Scrivi. Cioè, capito? No, giovedì siamo andati alla laurea del nostro amico Pero. Poi ci siamo andati a rilassare un po' al Parco del Valentino. La giornata era stupenda. Io e il mio amico Marco, che secondo me mi sta ascoltando. Ciao Divi, è stato anche il nostro ospite. Anche un messaggio ha mandato. È arrivato anche un sms. Ci stanno scrivendo su WhatsApp. Attenzione, in tempo reale. Sono tesi... No, stavamo dicendo col nostro amico Marco che secondo noi i sorteggi sarebbero stati Real Madrid, Atletico Madrid e Chelsea Bayern Monaco. Invece sono al contrario. Addirittura. Ovvero Atletico Madrid Chelsea e Real Madrid Bayern Monaco. E quindi staremo a vedere. La fonte è attendibile. Molto attendibile, sono io la fonte. Mi sono ricordato tutto di un colpo. Non è vero, internet. Non è vero. Potenza dell'internet. No, quindi, che dire, c'è stata questa sorpresa, tra virgolette, dell'Atletico Madrid che ha eliminato il Barcellona, caro Rocco. Meno male, sono contentissimo. Sì, è una bella meteora, la chiamiamo così. È data Martino. È origini italiane, Martino. Anche lui della Basilicata. Gerardo, sì, vabbè, si chiama Gerardo. Bella Champions. Quindi il Chelsea ha fatto quella rimonta, diciamo, sul Paris Saint Germain. Paris Saint Germain che secondo me saranno disperati, perché con tutti i soldi spesi sono usciti veramente in maniera clamorosa. Zlatan per l'ennesima volta non vince. La maledizione di Ibrahimovic, che in Coppa non riesce ad imporsi. Quindi una bella Champions League. Io vedo, non lo so, è molto avvincente. Non so, ci sarà magari... Vince il Real, sicuro. L'Atletico Madrid può essere la sorpresa secondo me. Il Real Madrid è davvero forte, però comunque ha mostrato qualche segno di cedimento. Invece... Bayern Monaco, Bayern, che dire, è sempre una bella macchina. Poi con Pep Guardiola, Bayern secondo me anche può starci, può vincere. E poi c'è questo Chelsea che è una mina vagante secondo me. Quindi col Mu che è pronto a tutto. No. Lui la sa lunga la canzone, anzi Patrick direbbe la sa tutta quanta. Va bene, niente, siamo in chiusura ragazzi. Forse oggi siamo anche, no, non siamo puntuali. Non lo so, siamo forse puntuali, Rocco, cosa dici? Non proprio però. Non proprio così. Però qualche secondino, visto che abbiamo cominciato per l'ennesima volta tardissimo. Comunque però abbiamo oggi forse è stato meglio così. Abbiamo fatto 45 minuti di cazzeggio, come si suol dire. Puntata varietà, puntata così, passiamo il tempo insieme. Dovremmo invitare Pupo.
Perché? Queste puntate Vaghetta, sai. Ah, Pupo, dici proprio. Sì, Pupo. Il cantante? No, Pupo, sì, proprio lui. Quello del gelato al cioccolato? Sì. E cosa facciamo con Pupo? Boh, non lo so, ah, sai che è molto bravo. Ti è venuto così? Cioè, non è che molto bravo, però... Vabbè, dai. Lui faceva un programma in Radio Rai, se non sbaglio, la mattina, comunque, non ne sono sicuro. Va bene, è andata, Rocco fa già i suoi segni di stringere. Allora stringiamo, anzi, sempre. Chiudiamo proprio, sono le 18.03, anzi 04, scoccate in questo momento. Della replica non lo dici. Della replica... Forse domani. Forse, perché non, cioè, non è proprio... Dalle 4 alle 5. Non è proprio una gran replica. Comunque, se volete riascoltare questa puntata denominata varietà così, lo potete fare domani dalle 16 alle 17, sempre qui su Radio Bequit. Oppure, se volete, se fate voi, ci risentiamo sabato prossimo, sempre qui, su Radio Bequit, dalle 16 alle... No, non prendo più un canale, dalle 17 alle 18. Dalle 17 alle 18, non ce la faccio più. Non avrei postumi di ieri sera. Ma non ho fatto nulla, siamo arrivati solamente... No, Real, attenzione. Atletico, Chelsea, Bayern Monaco, Barcellona, no Real. Popo, dai. Popo, mi porti sulla brutta strada. Se guarda, no, neanche. Dai, va. Non sei utile. Bayern, Real, Chelsea, Atletico. Bello, arrivederci. Niente, ci scrivono ancora. Ok, no, ma niente. Domani alle 17. Stringiamo. Non è arrivato più niente. Volevo salutare tutti. Allora, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci hanno scritto. Niente. Saluto. Salutiamo. Grazie, Andre, che mi hai proprio fatto salire il livello oggi dell'ignoranza. Dell'ignoranza. Grazie, Rocco in regia. Salutiamo Rocco in regia, che anche oggi ha svolto un ottimo lavoro. C'è anche Amarica che lo ha sopportato, più che supportato. E lo continua a sopportare. Buon weekend a tutti, fate bravi. E ci risentiamo sabato prossimo. Ciao! Avete ascoltato i ragazzi di Radio Olimpia. Sport, musica e attualità dalla Valchisone. E non solo. Diamo voce al silenzio.